Siamo alla di Gesù e Maria. Abbiamo sentito l'inizio della bellissima prima lettera, seconda lettera di San Pietro Apostolo. È una delle lettere che ci ha accompagnato, per chi di voi siete numerosi qui frequenta le ore sante del giovedì sera durante le ore sante di quest'anno pastorale. Abbiamo visto la prima, la seconda lettera di Pietro e tutta la prima lettera di San Giovanni. Ecco, adesso poi nel mese di giugno ci occuperemo del Sacro Cuore. Bellissima la lettera di San Pietro, che qui fa questa sequenza, ecco, di virtù, l'una collegata con l'altra, insomma, le meditiamo molto profondamente, ricordo molto bene quella meditazione, dove il messaggio fondamentalmente è questo: renderci conto che siamo diventati comunque partecipi della natura divina. Dio ci ha dato la possibilità, attraverso la grazia, di poter vivere secondo virtù e non in balia di difetti, vizi, imperfezioni, peccati in cui ordinariamente la natura umana ricaduta vive. Quali sono queste virtù? La fede, la temperanza, la pazienza, la pietà, l'amore fraterno e la carità sono solo alcune delle più belle che il Signore ci conceda di poter crescere sempre più in esse. Veniamo al Vangelo, che è un po' più complesso, per cui vale la pena spendere qualche piccola parolina. Anzitutto una cosa: Gesù c'era davanti a questi farisei, uomini dal cuore duro, che non avrebbero mai accettato, come quasi mai gli uomini accettano, una correzione diretta ed esplicita da parte di Gesù. I sacerdoti lo capiscono molto bene, cioè la cosa fa Gesù? Fa un discorso generale, in parabole, volendo però scuotere quelle coscienze. E questi capiscono, ci dice alla fine del Vangelo, hanno capito molto bene, ma anziché scuotere la coscienza e pentirsi, si sono arrabbiati ancora di più, cercarono di capire. Questo faccia capire un problema di fondo, che poi è il messaggio che Gesù ha dato in questa parabola. Guardate, figlioli miei cari, non cadete mai in questa cosa, vi prego, che è l'indurimento del cuore. Cioè, quando una persona chiude le porte alla grazia di Dio, si intestardisce nei suoi modi di essere, di pensare, convintissimo di aver ragione, guardate, questa è una cosa molto di quanto pensiamo, lì non ci stanno più santi. Se te lo dice direttamente ti arrabbi, se non te lo dice fai peggio, se te lo dice direttamente capisci, ma ti arrabbi ancora. Non c'è veramente lo stesso nostro Signore lo sa fare. D'accordo? Io ve lo dico da prete, perché insomma un sacerdote deve fare certe cose con le anime. E quando il Papa dice sempre farisei, fa riferimento a questo. E purtroppo negli ambienti di chiesa, siccome noi abbiamo questo fatto che siamo vicini, quindi siamo tentati di sentirci buoni e a posto, questa è una tentazione importante. Noi non possiamo essere sicuri che stiamo a posto, che siamo tanto bravi, che nella nostra vita c'è niente che non funziona, perché sicuramente non è così. E il Signore delicatamente cerca di farcelo capire. E sapete che si dice però nel parlare comune, che non c'è peggior sordo di chi non può sentire. Quindi se noi chiudiamo le porte, cioè questo ricordo, Dio non sfonda la porta, ricordate sempre che Dio non sfonda nessuna porta, anche se sa che se tu quella porta la mantieni chiusa, ti ci vai a sfracellare contro. Hai visto come finisce la parabola dei milioni di omicidi, no? È chiaro il senso. Ai farisei era stata affidata la cura del popolo di Israele, anziché curarlo, hanno fatto tutt'altro. Allora di che cosa ha fatto nostro Signore? Ha mandato i suoi servi. Chi erano questi servi? Profeti. I profeti hanno fatto una fine peggiore dell'altra. Cioè, alla fine ammazzano questo, ammazzano l'altro. Mando mio figlio, cioè Gesù stesso. E che hanno fatto col figlio? Lo sappiamo cosa hanno fatto storicamente col figlio. E che cosa succede però? La pietra che i costruttori hanno scartata diventa la testa d'angolo. In un Vangelo parallelo Gesù dice: chi la scarterà questa pietra, gli cascherà addosso e si sfracellerà. Capite? Cioè, gli sfracellamenti di vita, quante vite sfracellate, credetemi, che ho conosciuto, guardate, hanno soltanto una spiegazione, una: la capoccia dura degli uomini, la volontà ostinata che non ascolta nessuno, e che anche se si va sfracellando, nonostante riviani, avvertimenti, consigli, esortazioni, continua. È assurda una cosa di questo genere? Sì, è assurda. E sapeste quanto fa soffrire il cuore di un sacerdote vedere queste cose? Però purtroppo succede,
se Gesù nel Vangelo viene parlato, c'è un motivo, capite? Cioè, adesso ormai questi fatti sono successi storicamente, no? I profeti sono morti, Gesù è venuto, è morto e risorto, però abbiamo letto questo Vangelo oggi perché? Non per ricordare un fatto passato, ma perché, come sempre succede con la parola di Dio c'è un messaggio attuale e i protagonisti oggi potremmo essere noi. Ecco, e Dio vuole che possiamo essere solleciti, attenti. Quando il Signore ci dà una mano, ci dà una buona parola, è una mano che ci tende. E non cadiamo mai, ripeto, nella superbia di ritenerci a posto e perfetti, perché a posto davanti a Dio non è nessuno, d'accordo? Eccettuata Maria Santissima, che pur essendo l'unica che stava a posto, si sentiva di non esserlo, e cercava sempre di stare molto attenta, servirlo da madre, a fare il massimo del bene che poteva. Beh, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a non cadere in questa brutta cosa che è l'indurimento del cuore, ma a tenere sempre le porte aperte al Signore, perché possa farci crescere, camminare e progredire giorno per giorno nella virtù e nella santità. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.